I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love. Ragazzi, buongiorno a tutti, scusate la voce di merda, mi sono svegliato da poco, come potete immaginare. E vi ho messo questo piccolo timelapse perché sto studiando e dico, boh, vai, filmiamoci a caso, tanto studiare o studiare, il telefono ce l'ho qui, tanto vale usarlo per qualcosa. Eh sì, quello sono io da piccolo, quelli sono dei vestiti a cazzo, e quello è il meletto sfatto. Se siete curiosi... Dicevo, se siete curiosi di sapere che cazzo sto studiando biologia molecolare, che è una materia che per leggere un paragrafo, perlomeno per me, mi ci vogliono 10 minuti, Dio, quindi mi risulta un sacco difficile da imparare, perché bisogna capire e imparare a memoria, tutte e due le cose, non è che dici, quindi, che vi potete imparare a memoria tutto e GG, non è così. Mi mancano un sacco i tempi in cui portavo lo scooter, sono sincero, guarda. Ti mettivi lì col tuo scooterino, capito? Mettevi a scosare con lo scooterino. Bello, bello. Adesso invece siamo vecchi. Tocca studiare, chi lavora. Invece lì partivi con lo scooterino, andai a fare i giretti con gli amici tuoi, tranquillo. Mi toglie sta merda, va. Alla faccia di chi dice che comprare le luci, comprate i neon, comprate quello, comprate quell'altro, per la luce di qua della vaffanculo, che ho il sole in faccia, un'illuminazione migliore di questa non può esistere. Però inevitabilmente non sto usando il mio caro microfono perché sta troppo dietro e non so come cazzo fare per utilizzarlo, quindi spero che comunque l'audio del telefono sia ottimo. Ma confido nella qualità di questo telefono, visto che fa video della Madonna, e credo che ci abbia anche un audio buono. Non dico ovviamente che ci abbia l'audio, non so, anche del microfono mio, ma a noi ci va bene, va là. Quindi, prima che io vomiti, a forza di girare su questa sedia, stamattina stavo pensando, dico, però, non fare video sul canale mi rompe un po' il cazzo, anzi, molto il cazzo. Però non ci voglio stamattina registrare Warcraft, quindi stavo pensando magari a qualche altro gioco a cui gioco. E attualmente a cosa gioco? Gioco, vabbè, a Warcraft a tempo perso, tipo sono arrivato quasi a 90 con il DK, quindi tra poco sicuramente uscirà un video, forse domani, in cui praticamente arrivo al 90. Via questo riflesso. Basta. Se c'è qualche malato di palestra, saprà che queste luci sono spettacolari. Per far vedere tutti i dettagli dell'addome in caso la vede. Va bene, la smetto, ok, basta. E quindi, tornando alle cose serie, stavo pensando a quale gioco potrei portare occasionalmente, così cazzo ne so. Stavo pensando magari anche Hearthstone. Io vabbè, ci avrò 20 partite totali su Hearthstone, Però ho capito, già il classico gioco d'accesso che tu ti metti lì tranquillo, ti spari la tua partitina e via. Comunque c'è un sacco di gente che ci gioca, perché oggettivamente è un gioco semplice, passatemi il termine, nel senso che non è che è facile giocarci, arrivare a livelli alti, cioè a livelli bassi è facile. In semplice intendo che magari le meccaniche sono semplici, non è che dovete fare 20 magro o stare attento alle spelle di qua e di là, dovete solo studiarvi le tattiche e utilizzare le cose in maniera giusta. Una specie di Clash Royale adesso ovviamente è completamente diverso, ci sono un sacco più carte, un sacco più combo e tutto il resto, ovviamente parlo da profano io. Comunque inevitabilmente, secondo me non è complicato come Warcraft o come, che cazzo ne so, qualsiasi altro gioco un po' più attivo. Non so, non mi so spiegare, però sono sicuro che voi avete compreso. E quindi stamattina sto sfruttando la caffeina del mio solito caffè, invece di andare a studiare come ho provato a fare all'inizio. Però ho finito un capitolo del cazzo che mi ero prefissato di finire, quindi più o meno GG. Per decidere a cosa giocare o cosa portare nei prossimi giorni. Pensavo anche a Overwatch, però Overwatch mi è passato un po' l'hype. Mi ero impuntato sulla stagione scorsa di arrivare almeno a Diamond, però non ci sono arrivato, insomma, però sono passato da Gold a Platino e basta. Poi mi sono fatto due o tre partite a LOL, Dio mio, volevo tirare il mouse de fuori immediatamente, cioè io penso che non condividerò mai una partita di LOL. Oppure se lo farò, non lo so, riguarderò l'hating 3500 volte, oppure mi assicurerò che la partita sia fatta bene. Comunque, perché la community di LOL su Facebook specialmente
è scandalosamente tossica. Cioè, non venitemi a dire che non è vero, ma è scandalosamente tossica. Non puoi dire una cazzata che subito ti flammano a manetta, come è successo quella volta che ho messo un video su Smite, in cui ho messo un titolo che, vabbè, a loro detta era clickbait, ma non è, ho scritto una partita quasi perfetta. Allora loro hanno detto, ma non devi dire che è una partita quasi perfetta, perché non è perfetta. Ma che cazzo vuoi, se per me è quasi perfetta, da scarso di merda ho fatto una partita buona, ho spaccato il culo e tutti, dopo se ho fatto errori a livello di meccanica di gioco e roba del genere, è un altro discorso, ma per me è stata una partita quasi perfetta. Quindi perché la gente deve sempre rompere il cazzo? E questo non capisco, ma fatevi i cazzi vostri. Dice, ma lo metti su un social, è normale che ti prendi le critiche. Come dicono tutti, sono critiche e critiche. Se tu mi dici è un video del cazzo, mi devi dire anche il perché è un video del cazzo. Perché se no il tuo commento non c'è senso. Come se io vado da uno e gli dico, oh, fai schifo. Lui mi dice, che cazzo vuoi? Uno, due, perché? Perché devi motivare quello che dici, se no... A che cazzo serve la tua critica? Niente. Detto ciò, vi faccio notare quanto cazzo è bello il mio pigiama. Elegante anche mentre dormo. Guarda lì. Ah, e notare anche la maglietta. Sta maglietta c'ho tipo... Boh, l'ho presa quando avevo 12 anni, Per farvi capire che mente malata c'ho. Poi io adoro questa finestra perché, come vedete adesso, c'ho il sole in faccia. E questo sole... È forte in questo periodo, fortunatamente. Infatti, ieri mi sono messo io a prendere il sole sulla schiena a caso, tipo mettendomi 20 minuti qui. Immaginate questo coglione che si mette senza maglia, tipo le spalle al sole, così a giocare sul telefono. Ah ragazzi, piccola particolarità, ultimamente mi sto infognando a questo gioco che si chiama Real Defense. È praticamente un classico difendi la torre, per chi conosce magari Toy Defense o roba simile, è praticamente uguale, però con una grafica particolarmente così cartonata, carina. E il principio, come potete vedere, è proprio esattamente lo stesso. Ci sono le varie lane, ci sono le torrette da potenziare con le varie specializzazioni, poi ci sono i talenti da poter potenziare per ogni torretta, ci sono gli eroi da sbloccare, ovviamente. Più in là serviranno le gemme per andarli a potenziare. Ovviamente il gioco è formato da vari round. Come potete vedere in alto a sinistra c'è scritto 1 su 7, quindi vuol dire che ci sono 7 round. Avete 20 vite. E alla fine è abbastanza giocabile come gioco. Non è necessario per forza shoppare le gemme, per fortuna, perché io questi giochi li cancello dopo 3 secondi. Perché è inutile che mi mettete un gioco free to play, dove praticamente se non shoppi non giochi, non c'ha un cazzo di senso. Deve essere una scelta, non per forza una cosa obbligatoria, se no non giochi al mio cazzo di gioco. E allora vaffanculo e ti disinstallo. Comunque niente, vi lascio ancora pochi secondi di gioco in modalità accelerata, così non vi annoia, vi lascio la musichetta e ci vediamo dopo. Ah, ecco, a proposito dei giochi sul telefono, prima avevo messo un breve spezzone di video in cui vi faccio vedere il gioco a cui mi sto infognando questi giorni. E ovviamente voi sapete che il gioco più famoso del telefono è Clash Royale. Clash Royale a cui non gioco tipo da mesi. Io non denigro chi gioca a Clash Royale, ci ho giocato anch'io, quindi me ne frega un cazzo, cioè è un gioco come un altro, basta. Però oggettivamente di altri giochi sul telefono che vanno molto, Pokémon Go era prima, adesso non è più. Che è Super Mario pure è già morto, la gente lo aspettava da mesi, ma io non ho visto manco un video delle persone l'hanno fatto, quindi un cazzo. Quindi con altra probabilità mi ritroverò come sempre a cosa? A registrare Warcraft, perché alla fine mi diverte e che va a momenti, insomma, dai, va a momenti. Quando non ci saranno video di Warcraft ci saranno video di altro, come questi, che spero vi piacciono, perché a me mi diverte un sacco registrare così, a parlare su un obiettivo a caso e... Ipotizzando che davanti a me ci siano 100-200 persone che guardano questo video. Se avete voglia di consigliarmi qualche gioco che magari non costi 70 euro, 60, perché non ci voglio spendere chissà quali soldi per un gioco, perché oggettivamente so che non ci gioco più di tanto, lasciatemelo scritto nei commenti. Grazie mille, e noi ci vediamo nel prossimo video come sempre. Ciao a tutti ragazzi.